In Germania o in Francia il 90% delle famiglie è indebitato, ma non si è avuto purtroppo, almeno purtroppo per noi, questo calo dell'erogazione dei mutui. Sta scendendo l'indebitamento. Come dici? Sta anche scendendo l'indebitamento. Allora, sui mutui che si può fare, Filetti? Ma allora, cominciamo col dire innanzitutto bene la sospensione delle rate dei mutui, e però diciamola tutta, è un accordo che abbiamo fatto noi, quindi le banche non è che regalano, sospendono, poi naturalmente bisognerà pagare con tutti gli interessi. Quindi ecco, già questo, lo dice, è una cosa positiva, è un accordo che abbiamo fatto noi, associazioni con il sistema bancario. Platerotti ha fatto benissimo a ricordarlo, anche perché è giusto ricordare che se c'è l'opportunità, fino alla fine dell'anno, manca poco alla fine dell'anno, però si può chiedere la sospensione del mutuo. Se si è in difficoltà e bisogna che ci siano alcune caratteristiche, cassa integrazione, licenziamento, eccetera, eccetera. Per chi deve chiedere un mutuo? Ecco, allora, no, è un dramma, un disastro. Io qui ce l'ho col sistema bancario, però, ma insomma, le banche hanno ricevuto 274 miliardi, uno, e due. Il costo del denaro, caro Marco, il costo del denaro è 0,203. Questo è l'Euribor, quello che serve per calcolare il tasso del mutuo. Beh, ma siamo arrivati quest'anno a cose pazzesche. Lo spread è arrivato a 4,5% rispetto al mutuo, cioè c'è un guadagno delle banche. Sto numero 4,5 in più, cioè per avere il mutuo bisogna pagare. Pagare un tasso del 4,5-5%. Quindi, siccome il costo è 0,203, l'aumento del reddito bancario, del guadagno bancario, è il più alto degli ultimi 20 anni. È una cosa micidiale. Io chiudo dicendo: quei soldi le banche, anziché investirle in titoli di Stato dove ci guadagnano dall'1-5%, oppure addirittura il sistema finanziario che compra le derrate alimentari facendo schizzare i prezzi in alto, ecco, quei soldi le diano ai mutuatari delle famiglie e le diano alla piccola, alla media impresa per fare gli investimenti. Il discorso è un po' più complicato, perché poi le banche hanno preso i soldi all'1% sostanzialmente per comprare titoli pubblici, ma è esattamente, proprio così. Angela, Filetti? Rapidissimamente. Allora, innanzitutto io non voglio che questo diventi il paese, non dei santi, degli eroi e dei naviganti e dei garanti anche. Se, o i genitori, i zii, i nonni diventano i garanti. No, non lo voglio. Allora bisogna due cose molto rapidamente, al di là delle case popolari, dell'edilizia, che bisogna investire e via dicendo. Primo, se io do dei soldi alle banche, e i soldi non sono gli azionisti delle banche che glieli danno, perché se li dessero loro, vabbè, ma gliela dà la collettività, noi cittadini. E allora bisogna che ci siano dei limiti. Se io ti do dei soldi per risanarti, mi dispiace, ma tu non tratti i cittadini male, che sono quelli che ti danno i soldi. Primo. Secondo, bisogna che anche gli enti locali e il governo facciano dei fondi di garanzia. Insomma, era stato fatto un fondo di garanzia. Sì, ma era solo era poca roba. Non ha funzionato. Ma era solamente per i precari, erano 50 milioni, che era una cifra bravissima. Era veramente ridicola. Platerotti.